siamo di nuovo qua con mamma Silvia, che oramai, che oramai conoscono tutti e che vogliono tutti. Davvero, siete contente? Allora anch'io sono contenta di essere qua per voi. Ragazzi, un bacio a tutti. Ragazzi, qua è proprio... Inizia questa avventura colorata. Mamma, cosa andiamo a fare oggi? Visto che ce l'hanno richiesto in tanti nel video assaggi, ti ricordi quando abbiamo fatto quel video assaggi giapponesi? Ho fatto quel video assaggi dove mi avevo proposto di fare questo, che è il popping cooking con mamma. Metti la mano così, loro devono cliccare, qua esce la fotografia nostra, possono cliccare e esce il video dove vanno a vedere come abbiamo fatto i video assaggi. Mi raccomando. E tutti i commenti. Tutti i commenti che ci hanno lasciato che vogliono vedere questo popping cooking. Quindi oggi mia mamma va a fare un popping cooking. Abbassiamo la telecamera e iniziamo. Ok madre, allora iniziamo questa cosa. La prima cosa, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad aprire. Apriamo. O vuoi leggere le istruzioni? Vuoi leggere le istruzioni? Vabbè, che leggo giapponese. Cioè, bene, per prima cosa apriamo. Esatto. Apriamo, vediamo che esce. Wow, questa la mettiamo. Che carino! Questi, questi possono essere buoni anche per dei biscottini. Quando fate le biscotti. Esatto. Poi ci sono qua, questa è la polverina. Una bustina. I colori. Altre bustine. Bustine. Per fare i colori. Giallo, rosso, azzurro. Esattamente. Dobbiamo poi inserire l'acqua. Bravi, questo non ci serve. No, questo sì che ci serve. Guarda. Questa è la cosa principale. Ah, sì, ok. Per prima cosa andiamo a staccare le formine. Azzavire, mamma, quella già sa tutto, ragazzi. Quella se l'è studiato sto popping cooking. No, non è vero. Sì, è vero. Sta tutto a momenti, Scusatemi se faccio qualche gaffa, ma... Quindi andiamo a staccare queste cose. Abbiamo tagliato tutto. Abbiamo tutto staccato le formine. Madre ha tagliato. Si vedono, ok. Abbiamo anche la mini forchettina, mamma. Ok. Allora proseguiamo. Esatto. Per prima cosa apriamo questa bustina che contiene... Ma quella già sei tu, sei unico. Sì. Quella, ragazzi, perché quella mia mamma se l'è studiata di notte, perché guarda qua stanno le istruzioni. Di notte. No, di notte mi piace sognare. Allora versiamo questa polverina qui dentro la scatolina più grande. Andiamo a distendere. Secondo passaggio, colore giallo, questa bustina, apriamola. Ragazzi, io non so, veramente non sto dicendo niente, cioè sta facendo tutto lei. Il che mi sta veramente meravigliando. La versiamo qui nel primo contenitorino piccolino. Seconda, la rossa, polverina rossa. Vediamo. Versiamo. Ok. Profumano? Profumano. Veramente? Un profumino. È vero. La polverina azzurra. Come in Napoli, Oddio. È vero, ragazzi, odorano. Ma guardate che bei colori. È vero. So, qui mettiamo un po' di acqua. Prendiamo l'acqua, madre. Ta, si è notato? Sì, una riga. Una lineetta. Una lineetta fino alla lineetta. Fino alla lineetta. Ma che stupendo! Ah, bellissimo, ragazzi! Che colori! Poi adesso amalgamiamo. Brava! Ma davvero belli questi colori, mamma, ma poi dobbiamo assaggiarli. Certo che dobbiamo assaggiarli, perché poi escono fuori le caramelle. Fare anche sto sacrificio che mi tocca fare. Adesso dobbiamo mischiare i colori in questi contenitori. Perché noi abbiamo solo i colori primari, no? E se vogliamo ottenere più colori dobbiamo per esempio mischiare il giallo e il rosso e bere l'arancione, per esempio, no? Ok, prendiamo il giallo. Anche poco, non ne basta tanto. Lo mettiamo qua. Ok. Adesso col giallo mischio il rosso. Esatto. E viene fuori praticamente l'arancione. Dovrebbe venire fuori l'arancione. Matti! Hai visto? Wow! Arancione! Mettiamo rosso. Fare rosso e blu. Viene, dovrebbe venire tipo viola. È venuta viola. È venuta tipo color uva. Veramente, guardate, viola, arancione, viola. Adesso possiamo fare blu e giallo. Esce? Dovrebbe uscire verde. Mamma mia, guarda. Che cosa fantastica. Quante avventure fantastiche. Questa è veramente un'avventura. Guardate. Arancione. Tutti i colori. Viola, verde. Va bene, adesso penso che vada bene così. Adesso cosa dobbiamo fare, madre?
Madre, figlia, se ben ricordo adesso servono le formiche. Brava. Scegliamo. Quale scegliamo? Ci sta la balena, c'è la barchetta, ci sta la nota musicale, c'è il delfino. Quale vuoi? La barchetta. La barchetta. Sì, perché fa caldo, più prima. Finché la barca va, lasciala andare. Al mare, al mare. Al mare. La mettiamo dentro questa tipo, dentro questa sabbietta, brava. Ok, abbiamo affondato la barchetta, però è meglio lasciarla galleggiare. Allora, prendiamo un po' di arancione. Mettiamo l'arancione. Poi si mischia, non fa niente. Sì, vabbè, non fa niente, tanto esce fuori una caramella praticamente. Ah, ecco. Okay. Adesso dobbiamo farla stare un pochino in posa, però prima facciamone un'altra. Rimaniamo nell'ambito del mare, che la freschezza. Ci sta lo spazio? Sì, ci sta lo spazio. Allora, adesso mettiamo un po' di rosso, che non l'abbiamo messo. No, il rosa è rosa. Penso basta, due colori. Due colori bastano. Sì. Ok. Adesso aspettiamo un pochino. Aspettiamo un pochino. Aspettiamo un po' perché queste caramelle ferma. Esatto, perché queste caramelle diventano tipo gelatinose. E poi noi possiamo toglierle e mettere nel piattino. Okay. Eccoci ritornati. Adesso che facciamo? Allora, adesso prendiamo un piattino. Possiamo un attimino, prendiamo la formina della barchetta. La dobbiamo estrarre piano piano, perché altrimenti si scassa tutto. Okay. Wow, guardate! Stupenda! Che poi è tutta colorata! Tutta colorata! Andiamo a prendere anche il delfino. Viene stupendo! È vero, il delfino è troppo bellissimo. Bello! Bellissimo! Guardate che carino! Mamma, si può dire che questa proprio in cooking prova superata! Superata, lo penso anch'io. Prova superata! Mamma è riuscita a fare questa proprio in cooking anche molto bene. Guardate come sono uscite bene le cose. Bellissimo, il delfino mi piace di più. Ebbè, raga, allora il delfino lo assaggi tu. Adesso andiamo ad alzare la telecamera e li assaggiamo. Eccoci qua, ritornati! Ed ecco i nostri, i suoi, quelli che ha fatto lei. No! I cinguetti o le campane, vabbè, va tutto bene. È mezzogiorno. Ok, siamo qua, sono finite le campane. Andiamo ad assaggiare quindi quello che ha fatto mamma. Allora, tu mi hai detto che volevi il delfino. L'odore è l'odore, come sempre, del ramunè, che chi lo sa? No, a me sembra. Che sembra? L'odore del culè americano. È una bevanda. È una bevanda in bustina che si scioglie nell'acqua. Buono. Alla frutta, fragola, all'uva, di tutte le sapori. I sapori. Yeah, andiamo ad assaggiare. Buono! Ci piace? Sì, sì. Ti piace? Si può fare. Incredibile. Avete visto? È uscita una caramella mangiabile. È vero. Mangiabile. Che si può assaggiare? Ti piace? Veramente, ma pure il sapore. Vabbè. Meno male che il popping cookie è riuscito. Se questo popping cookie mi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento, per farci sapere se volete ancora mamma Silvia. Certo, io vi leggo, Mia mamma legge tanti, lo so, mi siete tanti. Mia mamma sempre legge, sempre. Noi intanto, sperando che questo video vi sia piaciuto, noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacio, un abbraccio a tutti, e ci alla vediamo prossima. Ad un prossimo